Salutiamo gli amici sulla cena, salutiamo gli amici, se ci sono quelli della baracca, ci sono? Sì, grazie, ecco, non ho mai avuto un bacino a Babbo Natale. I ragazzi sono già in postazione, salutiamo anche Natale che sta per cominciare. Presentatrice ufficiale della serata stasera, signora Cristina, le cedo il microfono con molto piacere. Prego. Cominceremo col gruppo dei più piccoli. Per voi, progetto d'arte. Passo la parola al nostro amico Aipur. Guarda che non si è acceso. Grazie ragazzi, adesso passo alla presentazione della nostra squadra corse. Allora, innanzitutto comincerei con il principale pilota della squadra, che è il nostro capitano Bernardoni Massimo, detto Minimo. Vieni Massimo, un applauso a Bernardoni Massimo, grazie. Adesso il nostro capitano si presenterà agli altri componenti della squadra che conosce uno per uno. Ciao a tutti. Andiamo un po' giù. Siamo riusciti finalmente a fare la squadra corse. Era il nostro sogno, non Mirko. Quindi quest'anno corriamo in parecchi. E quanti? Siamo 7 piloti. Comincerai col presentare, è quasi la prima volta che corrono. Comunque niente, cominciamo con l'ideatore del nostro circuito di allenamento. Si chiama Ferrari Fabio, con il numero 6 in arte, lo diciamo. Quindi puoi venire Fabio Fasola. Finalmente ce l'abbiamo fatta.
quindi lui è l'ideatore del circuito nostro di allenamento qua sopra al monte, quindi due parole. Niente, dai, non vuole dire niente, un po' emozionato dall'altra parte. Comunque nella prima gara è andato molto bene, siamo arrivati in fondo nonostante le condizioni estreme. Abbiamo anche un altro pilota che è entrato quest'anno a far parte dell'agonismo, il soprannome è il funambolico Guidotti Mirko, anche lui su Yamaha TMRZ, quindi anche per Mirko è il primo anno di un lungo campionato. In allenamento si è lussato la clavicola 15 giorni fa. Poi passiamo alla... Dunque la squadra si allarga ancora con un veterano che arriva dal cross. Lui corre sul KTM, ma me è Giuliano De Tomambo. Adesso chiamo Filippo. Filippo Damarano, anche lui fa parte del team dei Baracca. Filippo Mattioli, il bello, anche lui su KTM. Viene Damarano su Palermo, fa parte della nostra squadra corse. Grazie Filippo. Grazie per il bello, però insomma. No, volevo ringraziare Giorgio per avermi tirato dentro questa bellissima esperienza, perché così aumento il fatturato del suo negozio, perché sono sempre per terra, quindi. Ricordiamo che Filippo è anche il presidente della cantina sociale Terra Aquilia, nonché il nostro mega sponsor, e offrirà un vino a tutti i presenti, poi lo passate a prendere a Aquilia alla cantina. Ridò il microfono a capo. Poi adesso vi presento in arte, non mi ricordo il nome, Teddy, quindi anche Teddy da Marano sul Panaro, è la nuova leva dell'enduro. Federico Pasini, detto Brian, in arte Teddy. Quindi grazie Teddy di aver fatto parte della nostra squadra corse, un grande talento. Poi abbiamo, lo soprannominiamo il maestro, da Marano sul Panaro, Motorrad Dodo, Donini Giorgio, lui molto bravo. Si è classificato benissimo, primo? Secondo, sì. Alla prima gara su Reggio Emilia. Manca Gabriele Baraccani, che questa sera non è potuto venire. Comunque, grazie all'aiuto del Presidentissimo, si è riusciti a formare finalmente la squadra corse. Chiaramente io sono più vecchio. Grazie ragazzi. Io vorrei ringraziare tutti questi ragazzi che ci stanno mettendo l'anima, soprattutto Mambo che sta anche a dieta per riuscire a presentarsi. Facciamo la dieta assieme, noi facciamo una dieta dissociata, lui dimagrisce e io ingrasso, vediamo un po' come funzionerà. Abbiamo già vinto la prima coppa, è un grande risultato per la nostra squadra, e adesso ci confronteremo nel trofeo Enduro Sport e nel trofeo regionale. Speriamo di fare degli ottimi risultati, contiamo sul nostro capitano e sul nostro dono. Bene, ora vi saluto, dopo ci sarà la presentazione degli sponsor e ringraziamento a tutti, grazie ancora. Ragazzi, scusate un attimo di attenzione, adesso passeremo alla presentazione dei nostri sponsor. Capitano, vieni, vieni, il capitano e direttore sportivo con me. Grazie ragazzi. Un applauso al nostro capitano e al nostro direttore sportivo, che è importantissimo. Allora, prima di tutto passiamo allo sponsor principale della nostra associazione, ed è il negozio di moto Motorrad 1 di Marano sul Panaro. Vieni Manuela, vieni, dove un portarullo, Manuela vieni, grazie. Valletta, ci prendi un quadretto, grazie. La Valletta adesso ci porterà il quadretto per la Manuela. Dici qualcosa, non lo so se può ringraziarci. Siamo molto contenti di questa squadra, speriamo facciano modo. Vedremo.
contento anche del pilota di punta. La punta la prima coppa. La prima coppa è stato emozionante. Ti diamo una riproduzione della foto della squadra, mettiamola a favore di camera per farla vedere. Grazie a voi del vostro aiuto. Un applauso a Manuela e a Manuela. Grazie. Adesso passiamo al secondo sponsor, che è la cantina di Quiglia, Terra Quiglia, che ci fornisce il vino per le nostre attività, perché sapete com'è. Poi oltre a fare il pilota fa anche il sommelier e ci porta il vino. Filippo Mattioli, la cantina Terra Quiglia. Sommelier non sono sommelier, però insomma il vino che facciamo è buono, naturale, quindi io, il mio segreto nella borraccina, io c'ho sempre il vino di Terra Quiglia, così riesco ad andare più forte. Ecco anche a te una foto della squadra. Grazie, un applauso a Filippo, grazie. Adesso passiamo allo sponsor più importante, rappresentato qua dalle due veline, la Patrizia e la Roberta. Venite, grazie, sul palco. Bacino, bacino! Il bacino va dal capitano, perché io... Ed è il Cubo, agenzia di noleggio e pratica auto di Castel D'Aiano. E non solo. La valletta ci prende dal quadretto. Anche voi se volete dire un'altra parola. Grazie. Grazie a te. Ci fa piacere partecipare a queste cose. Lei è stata più brava. Questo è il quadretto. Un applauso al Cubo di Castel D'Aiano. Grazie. È obbligatorio. Grazie a voi. No, è obbligatorio. Lascia perdere. Adesso passiamo a un altro sponsor di cui è anche pilota, la 3M Infissi di Mameli Giuliano, detto Mambo. Bravo. Lui ovviamente è più bravo a fare gli infissi che a correre in moto, però si impegna anche in moto. Grazie Mambo, anche a te una foto della squadra. Ti stavo un po' a tirare la maglietta, ma... Vuoi dire qualcosa? Grazie Mambo. Per ultimo, la valletta, grazie. Avremo anche Mercato News, purtroppo non abbiamo esponenti, abbiamo solo il cameraman, a cui gli consegno direttamente la targa. Cameraman, prendi la targa, bravo, fatti un selfie, grazie. Grazie Piacenti, grazie. Adesso ascoltiamo un po' di buona musica, che abbiamo già rotto le scarpe. Ah, è vero, scusate, ci sono anche i complimenti al direttore sportivo e anche alla Graffia Arte. Vieni. Alla Graffia Arte, che glielo diamo poi perché l'ho finito così. Vediamo poi, vediamo. Vieni. Allora, per te il quadrettino poi te lo faccio avere, perché non ce n'era più nel negozio, ce n'era 5 soli e mi è finito, ma te lo ridò. Se ci vuoi ringraziare, lei veramente va a ringraziare, perché gli rompo le scatole per tutte le mie fesserie e mi accontenta sempre. Se vuoi dire qualcosa. Io dico grazie per il riconoscimento e forza ragazzi. Ce lo presenti il nostro direttore sportivo, ce lo mandi ancora? È autorizzato a venire alle prossime gare? La prossima mi sa che si viene anche Letizia. Ah beh, allora se viene Letizia non è a posto. Letizia è la bimba, è l'unica cosa di buono che ha fatto il presidente in tanti anni che lo conosco. Non so se vuoi fare un saluto alla bimba. Buonanotte. Vabbè, ma puoi salutarla, non lo so. Vabbè ragazzi, io vi lascio alla musica di questo gruppo. Ringraziamento l'avevo fatto al direttore sportivo. Volevo fare il capitano. Grazie Nano. Grazie. Vi lascio la musica del nostro gruppo, grazie. It's
fichi